Da animatore Valtour a chef per passione, con un record europeo, aver importato dal Giappone il pino panino black a Cava dei Tirreni. Beh, guarda, è stata veramente un'operazione unica. Ci credevamo, abbiamo naturalmente coinvolto tutti i nostri partner che ci appoggiano in questo grande sogno che è diventato una realtà, che è 26 Hamburger Delicious qui a Cava dei Tirreni. Ho letto la notizia, così per caso, girovagando un po' su internet, ho letto che volevano lanciare questo nuovo panino e mi sono detto: perché non provarci e anticipare naturalmente il progetto? E penso che qui a Cava dei Tirreni finalmente ci siamo riusciti, abbiamo portato un prodotto totalmente nuovo. Tra l'altro il colore del panino non deve ingannare, perché è semplicemente trattato col carbone vegetale, quindi queste due pagnotte di pane che ho in mano raggiungono un po' l'eccellenza del panino, in quanto il carbone vegetale, che è un prodotto che si trova tranquillamente nelle migliori erboristerie o farmacie, naturalmente regolarizza l'intestino, è molto più leggero e ha tantissime proprietà nutritive, quindi non parliamo assolutamente di conservanti o coloranti aggiunti, è solo naturale e di una grandissima leggerezza e morbidezza. Quindi c'è una partnership anche con una boulangerie, un forno di Cava? Assolutamente sì, la boulangerie è il nostro partner fin dall'apertura, credo nel progetto, oramai sono 6-7 mesi che lavoriamo a questo grande pane. Io ho avuto una piccola esperienza in America, ho vissuto 6 mesi a San Diego in California, dove ho lavorato in una importantissima hamburgeria e ho deciso di portare questo piccolo sogno qui. Quindi ci tengo a precisare che il nostro bun, ovvero il pane che noi produciamo qui, è una ricetta portata esclusivamente, interamente dall'America. Naturalmente non diciamo le proprietà all'interno del nostro panino, anche per non naturalmente vogliamo creare un po' di attenzione e suspense attorno al nostro panino, quindi venitelo a provare. Una domanda è d'obbligo: Hamburger 26 Delicious, Hamburger Delicious resta solo a Cava? Assolutamente no, speriamo di no, però già ci stiamo attrezzando per naturalmente anche creare non proprio un franchising, però vorremmo portare un po' questo punto di degustazione in giro per la Campania. Vediamo cosa possiamo fare, siamo partiti da un piccolo localino, grazie naturalmente alla bellissima piazza di Cava dei Tirreni che ci sta anche supportando in questa operazione, vedremo dove riusciremo ad arrivare.